Buongiorno e benvenuti all'Erbolario. Mi chiamo Isabel e oggi parliamo del siero e della crema illuminante Verbaluce, due prodotti specifici per illuminare e uniformare la pelle del viso. La loro azione nasce dall'osservazione di un fenomeno fisico che avviene in natura e che si chiama luminescenza, che è la capacità di alcuni fiori di assorbire energia per poi ritrasmetterla sotto forma di luce visibile. Il fitocomplesso esclusivo Verbaluce dell'Erbolario sfrutta le virtù illuminanti dei fiori di verbasco e di primula. Inoltre, sia il siero che la crema contengono flavonoidi della mela e degli agrumi ed estratto di gelso indiano per regolarizzare la produzione di melanina e ottenere un'azione schiarente sulle macchie. Il siero Verbaluce ha una texture leggera, ideale per tutti i tipi di pelle e si applica mattino e sera su pelle pulita. Prendiamo quindi un po' di prodotto, applichiamolo nel palmo della mano, riscaldiamolo ed applichiamolo poi sul viso, sul collo e sul décolleté, effettuando delle leggere pressioni in modo da facilitarne l'assorbimento. Completiamo il trattamento con la crema illuminante Verbaluce. Si può utilizzare mattino e sera e ha una texture confortevole e morbida perché contiene proteine del riso, burro di mango e karité. Ora però voglio svelarvi un piccolo trucco per avere una pelle perfetta utilizzando il siero Verbaluce insieme alla BB Cream e alla CC Cream della linea acido ialuronico. Applichiamo 3-4 gocce di siero direttamente nel palmo della mano. Aggiungiamo un po' di BB Cream che andremo a miscelare e stendiamo poi con la punta delle dita. In questo modo otteniamo un colorito trasparente e naturale. Se invece desideriamo un effetto un po' più coprente, effettuiamo lo stesso procedimento utilizzando la CC Cream nella tonalità miele se la pelle è chiara oppure caramello se la pelle è più scura. Invece di stendere però, picchiettiamo nelle zone che presentano macchie, discromie e imperfezioni. In questo modo il viso è perfetto e la pelle sarà luminosa e omogenea per tutta la giornata.